Grazie a te Presidente, grazie, è un onore essere qui a rappresentare, diciamo, il Comitato Tecnico Scientifico che si è dato una missione all'interno di CSMT, che sarà più chiara dopo alcune parole che dico, diciamo che spero che siano altrettanto elevate come quelle che ho sentito prima. Allora, io direi che siamo in un periodo di forte evoluzione, tutto si sta evolvendo. Fra l'altro nelle presentazioni che ho visto, nelle prove di questa giornata, proprio anche il termine evoluzione è già comparso più volte. Evoluzione che vuol dire avere uno sviluppo e avere una meta. E abbiamo testimonianze molto forti di questo tipo di processo che stiamo subendo e che diventa sempre più veloce. Pensiamo per esempio a una cosa che sta molto a cuore, poi si parlerà anche in questi giorni, dell'automobile, perché dico che si parlerà in questi giorni, perché si sta pensando a un centro di mobilità sostenibile e quindi mi piace fare questo esempio. L'automobile 50 anni fa era la 500 di 50 anni fa era un veicolo bellissimo, accettabile, eccetera, ma non confrontabile con la 500 di oggi, dotata di sensori, dotata di apparati elettrici, dotata in certi casi anche di collegamenti esterni, fa da monitoraggio, eccetera. Quindi un sistema che si è evoluto, e l'evoluzione porta però con sé complessità. È ovvio che l'automobile di 50 anni fa era molto più semplice di quella di adesso. Adesso la complessità è una parola chiave, addirittura abbiamo avuto il premio Nobel, Parisi, il professor Parisi, che studia la complessità. La complessità degli eventi, la complessità degli oggetti, la complessità di tutto. I sistemi stanno diventando complessi. L'ha detto prima il presidente, l'amministratore delegato, l'ingegner Trichilo, la complessità però va gestita. La complessità va gestita. Non possiamo dire ok, benissimo, abbiamo creato un bel sistema, però dopo non sappiamo utilizzarlo, non sappiamo gestirlo, non sappiamo governarlo. E allora ecco che per gestire la complessità, come servono più menti, più competenze per gestire un sistema complesso, anche in questo caso per gestire delle progettualità, per gestire dei prodotti, per gestire delle iniziative che sono per definizione complesse, abbiamo bisogno di un altro spirito, di un'altra cosa, è la coralità, l'agire insieme. Quindi la complessità può essere gestita solo se non abbiamo delle individualità, benché forti, il genio, benissimo, ma dobbiamo essere consapevoli che l'altro ci serve. Anche lì la bottega artigiana, è vero, c'era Leonardo, c'era Verrocchio, però, come diceva prima l'ingegner Trichilo, poi c'è stata la diffusione tramite gli allievi e si imparava e si costruiva insieme. Allora, perché ho detto tutto questo? Perché ci siamo dati nel Comitato Tecnico Scientifico di CSMT proprio questa idea di collaborare insieme, non soltanto proponendo idee elevate, ovviamente, idee di visione, ma anche cercando di metterle a terra, cioè bellissimo riuscire a fare cose alte, progetti ALO, progetti molto forti, iniziative forti, ma che devono assumere concretezza. E quindi il Comitato Tecnico Scientifico di CSMT si è dato il compito di proporre delle visioni, delle strategie, ma anche di cercare di assumere dei valori tattici, come fare a fare qualcosa, per mettere a terra questi progetti. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico, peraltro, è stata studiata, diciamolo così, in modo tale che le competenze che ci sono all'interno sono delle più trasversali possibili, e i membri all'interno del Comitato Tecnico Scientifico hanno anche altri incarichi, ovviamente,
non solo quelli di Comitato Tecnico Scientifico, perché costituiscono un collegamento anche con altre realtà. Per cui l'impostazione del CTS adesso è coralità, condivisione dei progetti e messa a terra, cercare di trovare la parte concreta di messa a terra di questi progetti. Abbiamo soltanto fatto 2 riunioni per adesso, però anche qui l'organizzazione interna è stata studiata in modo tale che i gruppi di lavoro all'interno, si sono creati dei gruppi di lavoro dinamici, non sempre le stesse persone che si trovano l'uno con l'altro, ma ci si intercambia e si fa in modo che le varie tematiche vengano affrontate, diciamo, in modo sferico, come si diceva prima, cioè cercando di considerare tutti gli aspetti. Tutti gli aspetti. Non svelo ovviamente quali sono i progetti, anzi svelo i progetti su cui si sta lavorando, non nel particolare, perché ovviamente non sono ancora stati discussi totalmente, ma si pensa che a breve si possa riuscire a creare un progetto molto significativo relativamente all'agri-food, un progetto significativo sulla mobilità sostenibile e un progetto significativo sulla possibilità, diciamo, di creare delle interfacce particolari, interfacce sì, particolari in vari settori della nostra città. E quindi con questo spero di avervi dato delle indicazioni su come ci sia aria nuova all'interno del CTS, con questo spirito di collaborazione e cercare di rendere concreti quali sono i progetti che verranno fuori, che usciranno coralmente dalle nostre varie iniziative che permeano la nostra città. Grazie.